Allora, l'idroponica sembra un termine futuristico, in realtà è più antica delle piramidi. Io non ho fatto altro che rivisitarla in chiave moderna e quindi ho visto la serra da un altro punto di vista. Io ho la fortuna di essere un ingegnere elettronico e poi un ingegnere astronautico. Agricoltura in orbita. Ho fatto di ogni persona un contadino mettendo l'orto al posto della lavatrice. Robofarm. Programmi e raccogli. La mia vuole essere soltanto una nuova visione, una nuova forma di coltivazione che permette di coltivare in posti in cui l'agricoltura tradizionale non può. Quindi con serre come le mie io posso coltivare all'equatore, al polo nord, sottoterra e magari domani su Marte. Partendo dalla nostra coltivazione in serre idroponiche abbastanza grandi, ci è venuto in mente che questa tecnologia può essere declinata sotto tantissime forme e la prima che ci è venuta in mente è quella di sostituire l'orto in balcone, che oggi va molto di moda, che nelle grandi città spesso tutti si dimenticano che è pieno di inquinamento e quindi quello che coltivano non è affatto sano e salubre, trasformando le nostre serre in un elettrodomestico. Quindi offriamo sul mercato, nelle dimensioni di una lavatrice, una piccola serra idroponica completamente computerizzata. Basta mettere il seme e dopo 25 giorni si comincia a mangiare due piatti di insalata al giorno che sono freschi, puliti e sani. E RoboFarm è pensata veramente come una lavatrice, quindi basta mettere il seme nelle varie posizioni che sono state prefissate e dire alla lavatrice, quindi in questo caso all'elettrodomestico, che si è seminato. In automatico la macchina comincia a fare il conto dei giorni e quindi quando arriva il momento della raccolta avverte lei tramite una sua interfaccia che è il momento di raccogliere. L'utente non deve fare altro che raccogliere e riseminare. L'unica attività manuale richiesta è quella del riempimento dei sali minerali, quindi un po' come si fa con la lavatrice o con la lavastoviglie che chiede l'ammorbidente o il brillantante, nel nostro caso si aggiungono i sali minerali. Il principio dal quale partiamo è quello di lavorare in idroponica, come già detto, e quindi vuol dire senza l'uso della terra. In questo modo i sali minerali devono essere disciolti in acqua. Il seme viene messo direttamente su un substrato, che è un minerale, che è inerte, quindi non apporta niente nelle acque, né in termini di inquinamento né in termini di sali minerali. E questo consente alla pianta di crescere nelle massime condizioni, nelle migliori condizioni possibili. La macchina è dotata quindi di un sistema di irrigazione, di un sistema di ventilazione e di un sistema di illuminazione. In questo modo simuliamo il giorno e la notte, quindi di giorno accendiamo le luci, di notte spegniamo le luci. Quindi la nostra serra, sia quelle più grandi che l'elettrodomestico, sono completamente made in Italy, pensate, progettate e costruite da noi.